Buonasera, benvenuti. Siamo qui per presentare un prezioso volume, un piccolo volume di Anna Delia, dedicato a Pino Pascal, dal titolo L'uomo che cammina nudo. È un doppio registro, due mondi paralleli si confrontano in questo breve scritto di 45 pagine, quello reale e quello della finzione romanzesca. Vi dico subito che per me è motivo di grande soddisfazione, perché finalmente con Anna Delia siamo riusciti a portare in porto almeno un'iniziativa, ci conosciamo da una vita, molto spesso ci siamo cercati, non siamo mai riusciti a concretizzare un'occasione vera di incontro. Finalmente con questo volume abbiamo avuto l'occasione di poterlo fare. E la seconda è che lei ha pubblicato con Roberto Peccolo questo volume, che credo sia un solitario gallerista di Livorno, ma che da una vita segue diciamo, la cultura artistica contemporanea più defilata, più ai margini, non di quella rotinante e di grande effetto marmidiologico, però ha coltivato l'humus, diciamo, attraverso la sua attenzione sia editoriale che espositiva, a personalità veramente straordinarie di cui si ha pochissima memoria, anziché tutti tendiamo a rimuovere, a cominciare dal mercato. Ecco, lui contro il mercato ha fatto questo lavoro di dissodamento, cercando appunto in maniera quasi rizomatica, sotterranea, tutta la ricerca straordinaria di persone che troppo spesso sono state dimenticate. Per cui un plauso a Roberto Peccolo, che è inimmaginabile come riesca, no, dalla sua dimensione periferica, a continuare a portare avanti con tanto entusiasmo, con tanto coraggio, ma anche con tanto sforzo finanziario, operazioni, come piace definirla a me, operazioni in pura perdita, un po' come diceva Roger Taillot, il lavoro, diciamo, senza una teologia, nel libricino bellissimo pubblicato da Stellerio, dedicato al fiume Alfeo, un piccolo regalo che alimenta la fonte retusa di Siracusa. Ecco, quindi anche questo è una nota importante in questo nostro mondo. Voglio aggiungere che la serata sarà, diciamo, oltre che agli interventi dei relatori, purtroppo Laura Iannulli non può essere presente, ma abbiamo Emanuele Carla Sublizzi ed Emanuele Trevi. Ecco, sarà conclusa, oltre che da Anna Delia, anche dagli interventi dei due registi, Clarita Di Giovanni e Francesco Suriano, che con l'attore Recanati daranno vita a questa rilettura, a questa drammaturgica del testo, diciamo, a partire da testi poi in parallelo di Carla Lonzi e dal testo della stessa Anna Delia. Grazie e buon lavoro. Parola allora a Carla Sublizzi. Non so se mi sentite, anche se sta così. E dunque, non viene. Allora, io non ho preparato una traccia scritta, parlerò della lettura che ho fatto di questo libro, del quale ringrazio Anna, perché offre la possibilità di fare alcune riflessioni importanti. E ho buttato così, ho scritto degli spunti che mentre leggevo il libro era inevitabile prendere. E quello che immediatamente così vorrei dire per introdurre questa presentazione è che se questa fosse stata proprio la presentazione di un vero romanzo, avremmo parlato dell'autore. E invece questo è un libro che abbiamo capito presenta anche una scrittura particolare, perché non è un saggio storico, è un testo, un saggio che intreccia la scrittura di una letteraria, proprio una narrazione di un romanzo, a quella invece anche di una studiosa che conosce quindi profondamente Pascali, ed emergono nel corso del racconto emergono tutta una serie di informazioni che ci riportano in maniera viva e precisa nei contesti della vita di Pascali, nelle date importanti di alcune sue mostre, e quindi leggendo il testo si ha una duplice sensazione, una duplice percezione
dell'atmosfera nella quale visse Pino Pascal. E quello che mi ha appunto colpito è che invece, ecco, quello che vorrei dire è di parlare anche dell'autrice e di parlare in particolare del modo della scrittura che ha utilizzato per stendere questo saggio, e poi naturalmente parlare di Pascal perché è la figura che emerge e che si propone all'interno di questo libro. E la scrittura, come appunto abbiamo già detto, è una scrittura molto particolare. Non è la scrittura di un saggio, non è la scrittura storiografica, la scrittura che siamo abituati ad ascoltare, a leggere quando si scrive dell'arte, quando si scrive di un artista. È una scrittura invece romanzata, piena anche di spunti legati al paesaggio, legato agli umori, ed emerge un Pascal soprattutto attraverso i contesti che questo artista ha vissuto, un Pascal del quale riusciamo a capire i modi di porsi di fronte alle cose, di fronte all'arte. E soprattutto quindi la scrittura è importante perché Anna ha avuto probabilmente bisogno, dopo aver scritto tanto su Pascal, aver anche scritto importanti monografie che sappiamo pubblicate con grandissimi editori, invece con questo testo ha dato così libertà e ha dato la possibilità di far emergere probabilmente altre cose. Ecco, non è che lei ha detto in questo libro tutto quello che aveva già detto e l'ha detto in un altro modo, ma ha detto altre cose. Ha cercato di approfondire forse e di toccare, ecco, più che approfondire, di toccare alcuni aspetti che non erano emersi e non erano stati attraversati nei libri che aveva nei saggi che aveva precedentemente scritto. Quindi l'utilizzazione di questa scrittura ci fa molto pensare alla scrittura, che cosa una scrittura assolutamente storiografica, una scrittura saggistica, che cosa restituisce e che cosa invece non riesce a restituire, e che cosa invece con questo libro Anna sia riuscita a fare, perché il libro è anche molto piacevole, insomma chi non l'ha letto è veramente invitato a farlo, perché si immerge non soltanto nella vita di un artista, ma anche nelle atmosfere infantili, quindi nei paesaggi addirittura dell'infanzia di Pascal, ha modo di entrare anche nel vivo di una situazione familiare molto tesa, almeno quella che all'inizio poi quasi costringe Pascal ad andarsene dalla sua città, e quindi Anna ce lo fa vedere prima a Napoli, poi a Roma, e poi diciamo le amicizie, i contesti. È molto bello il progredire di questo racconto, che è tutto in terza persona, cioè si parla di Pascal, mentre invece da pagina 40 a un certo punto c'è una sorta di rovesciamento e la terza persona si abbandona, Pascal sta morendo nel racconto, e lì c'è la prima persona, è lui stesso che ci accompagna nelle ultime pagine, tre o quattro pagine, in questi ultimi momenti, le impressioni che lui ha di questa situazione così tra la vita e la morte, e poi quasi come se lui dall'aldilà capisse perché cosa era vissuto veramente e che cosa aveva voluto fare con l'arte. Quindi è un racconto anche pieno di sollecitazioni da questo punto di vista. Anche le parole che emergono dal libro, ho fatto una specie di raccolta di tutte le parole che vanno in questa direzione, di raccontarci gli umori, le emozioni, anche un po' l'interiorità di questo personaggio, quindi si parla di ricordo, si parla di passioni, si parla di dei pezzi di vecchio mondo con i quali voleva fare un nuovo mondo, e arte, ma diciamo di arte si parla quasi come una continua tensione verso questa cosa che però poi non si dice bene che cosa sia, ma rimane un po' in tutto il libro la possibilità di capire che cosa sia stata l'arte per Pascal. Sì, quasi le identificazioni in sue passioni, in Pulcinella, la strada, appunto Napoli, il gioco, che è una parola che ricorre molto, anche finisce
il libro parlandoci proprio di essere come stato partecipe di un gioco da cui si è stati giocati, quindi sono proprio le ultime parole del libro. Però viene fuori tutto, cioè perché attraverso questo racconto poi vengono fuori anche questa idea, le idee di osservare le cose come se fossero residui, rifiuti del mondo, ma anche le amicizie che hanno contato, cioè quelli degli anni in accademia con Scialoia, gli artisti amici, quelli che lo hanno aiutato, quando addirittura a Roma, come sappiamo, proprio fu Plinio De Martis ad avere un po' di remore e di non immediata comprensione che quelle che Pascal, le opere che Pascal gli stava proponendo erano delle cose importanti, quindi soprattutto con le armi, che addirittura Plinio De Martis aveva ritenuto degli oggetti che troppo parlavano di un passato che si doveva dimenticare, cioè tutta l'Italia più fascista e più così. Però qua viene fuori questa sorta di amicizia di Pascali con Pistoletto, con gli altri amici che lo avevano aiutato ad avere invece una possibilità di fare la sua prima mostra alla Galleria Sperone nel 1966, però viene qua fuori anche l'attico, cioè questa passione immediata di Sargentini per Pascali, poi lo spazio dell'immagine. E poi quindi in pochi anni, come sappiamo, dal 66-68 si gioca un po' tutto. Quello che però anche emerge, che mi sembra anche una cosa molto interessante di questo libro, è il fatto che questa scrittura ci accompagna in un altro tipo di escalation, no? Di qualcosa che va proprio potenziandosi nel corso delle pagine, ed è un ritratto di un Pascali che ci sembra, almeno a me così è sembrato, sempre più incerto, sempre più in bilico tra il fare e non sapere quasi perché lo facesse, una specie anche di continuo dualismo tra un personaggio capace di essere anche comico, ironico, e che sappiamo poi nell'ironia è una qualità molto importante che denota sempre una profonda intelligenza, e invece questa ironia diventa una tragedia, diventa un qualcosa che è tragico, i sentimenti, le sensazioni che questo libro ci rimanda giocano proprio su questo declino, no? su una trasformazione dell'ironia, di questa voglia di fare, di ribellarsi, di essere comunque ostile, di essere comunque in solitudine piuttosto che entrare a far parte delle tendenze, delle famiglie, di farsi dire qualcosa dalla critica, quindi mantenere una sua importante autonomia. E tutto questo però nel corso del libro io sento quasi che si perde piano piano, che si sfilaccia, ma non è che si sfilaccia perché lui rinuncia a questo, è come se questa bilancia comincia a pendere sempre di più verso una sorta di non ci crede quasi più che quelle cose possano avvenire, e quindi questa ultima, forse la terz'ultima parte del libro, fino appunto a quando si rinuncia alla terza persona ed è Pascali stesso a parlare, sembra che ci portino verso una rinuncia che però prende le forme di un buttarsi ciecamente nella velocità della moto, in qualcosa che lo porta da una, cioè quasi lo scapestrato di cui abbiamo parlato il padre all'inizio, riprende veramente in pugno se stesso, e allora non ha più nessuna perplessità a sfidare la velocità, a sfidare le persone che gli stanno intorno, anche quando va bene e quando i critici o le gallerie gli rivolgono attenzione, quindi può fare le mostre, lui non sembra contento. E questa articolazione che Anna è riuscita a costruire con questo racconto credo che sia molto importante, perché, come ripeto, ci svela alcune componenti, alcune zone forse non troppo conosciute o che non emergono sempre quando si racconta del Pascali come un artista importante che ha preceduto l'arte povera e che poi quasi senza che lui lo sapesse ne ha fatto parte, è diventato uno degli artisti più importanti dell'arte povera, è morto quasi nello stesso anno in cui era stata organizzata la seconda mostra dell'arte povera, cioè nel 68, che insomma cominciava a dare importanza quasi immediata a questo movimento. E quindi ecco, è un altro Pascali,
Ma io credo, ecco, e questo dicevo, parlare dell'autrice, perché tutto questo non sarebbe venuto fuori se Anna non avesse usato questa scrittura, se non si fosse lasciata anche lei stessa andare, credo, non più ad essere una saggista, soltanto a storicizzare date e fatti, ma invece lasciare anche uno spazio a tutta questa sfera di sensazioni, di intimità, di mondi privati che lei è riuscita a far diventare, con credo molta maestria e abilità, un racconto completo e molto anche seducente della vita di un artista dell'Italia degli anni 60. Grazie. Grazie. A proposito del passaggio dalla terza persona al protagonismo, perché è Pascali che parla, diciamo, dall'ambulanza in poi, ecco, mi è venuto in mente che questa presenza, questa improvvisa, diciamo, presenza di Pascali si ritrova sorprendentemente in un allestimento che Simone Carella per molte volte ha messo in scena, teatro impossibile da mettere in scena, che era quello di Peter Henke, e ha iniziato con autodiffamazioni, con insulti al pubblico, un mitico caso sul lago di Costanza, che nell'80 verrà ripresa poi anche da Berlini Ariosi al teatro La Pirale. Però Simone Carella incista questi spettacoli dedicati a Peter Henke, quasi sempre contaminando le immagini di Steve Paxton, Lamont Young, le cose di Majakovsky, con il correre continuativo del funerale di Pino Pascali. Ecco, è come se fosse questa volontà di affermazione, diciamo, personalità in prima persona, e sorprendente questo parallelismo di mente, che è quello che ha fatto poi Anna facendo parlare di Stefano Pascali nelle ultime tre pagine. La parola a dei tre. Cari amici, intanto permettetemi di manifestare la felicità di vedere qui a parlare di Pino Pascali, del bellissimo racconto bilingue, tra l'altro. Questa forse è la cosa che va messa anche a merito dell'editore, perché ha una, se si rovescia il libro con una carta da gioco, Starotto da Steve Piccolo, quindi. E dicevo la felicità di vedere qui tante persone giovani, perché io penso sempre che la studenti dell'Accademia, persone appunto interessate poi a decidere del loro destino, del loro futuro, anche a confronto con dei grandi maestri. Io sono convinto che sta a noi trasmettere delle passioni in una maniera sensata e sensibile, e questo esperimento di riuscitissimo di Anna Delia, che io conoscevo come studiosa, perché quando ho aiutato con il mio modesto contributo Francesco Stocchi a fare quella che in ordine cronologico per l'ultima grande importante mostra che c'è stata in Italia su Pino Pascali alla Fondazione Carriero di Milano, una mostra intitolata Pascali Sciamano, potremmo parlare a lungo di questo titolo di Francesco, così anche probabilmente intuibile attraverso le foto che scorrono alle mie spalle, ne avevo conosciuto la monografia, la cui prima edizione, ancora prima di Eletta, se non sbaglio, era uscita dalla Terza nel 1983. Perché indugio in delle cose che possono sembrare delle minuzie? Ma perché, proprio perché la fortuna di un artista è fatta di date, di mostre, di persone che si mettono lì, come ultimamente Francesco, che appartiene a tutt'altra generazione, a rendere di nuovo credibile una grandezza. Non è mai data per scontato, non è mai qualcosa che noi possiamo attribuire alla semplice forza evocativa del nome, ma nemmeno i grandi. È inutile fare l'esempio di Caravaggio. Pensate che la lotta sulle attribuzioni, che cos'è al di là del loro aspetto giornalistico? È la vitalità di un autore di cui addirittura l'opera sembra contrarsi e allargarsi a ritmi di sistole e diastole che vanno ben oltre poi gli interessi commerciali. È proprio la vitalità. E
questa vitalità appunto mi rimanda al tema che è affrontato dalla Madelia, è un tema che mi sta molto a cuore, che non è tanto, vedete, il rapporto tra vita e opera, perché se noi parliamo di rapporto tra vita e opera restiamo ingabbiati in due ipostasi, come una specie di allegorie scolpite nelle chiese che sono prive di vita, sono paradossalmente sia la vita che l'opera sono due concetti assolutamente insufficienti. Il senso di un'esperienza, quello che possiamo chiamare il filo d'Arianna di un destino nel labirinto del mondo, non coincide né esattamente con la vita né esattamente con l'opera. Coincide con uno studio dell'esistenza dei grandi in cui, diciamo, noi riusciamo a intuire quanto l'opera, ciò che si fa, sia la forma suprema del vivere, un logos come articolazione ultima, indelebile, alchimistica del bios. Questo è esattamente il filo seguito dall'autrice in questo racconto così affascinante, perché è un racconto che ha anche, nonostante l'eccezionalità del protagonista, degli elementi archetipici forti di identificazione. Tutti siamo passati per dei nomi, tutti in qualche maniera veniamo da una provincia e ci siamo giocati la nostra partita in un teatro terribile, che è quello degli altri, che è quello della mondanità, che è quello dei critici, che è quello delle persone che, del pubblico, delle persone che in qualche maniera sembrano suscitare, mettere alla prova e ridere quello che abbiamo da offrirgli. Questo è un tema importantissimo, perché è veramente il tema dell'artista moderno. Un grande scrittore giapponese, Kenzaburo Oe, dice: tutto quello che io ho scritto è un ragazzo che va dalla periferia verso il centro della città. Questa è stata la mia vita, questa è stata la mia esperienza. Il centro della città non è solamente il luogo topografico, è quel luogo dove le forme prodotte da un artista si incontrano con un sistema di valori che è assieme sublime e losco, quello della critica. E dunque, quando noi andiamo a meditare su un sistema di opere disincarnato da un retroterra archetipico, che è quello della... Quando Giuseppe Ungaretti gli fecero le opere complete, poi disse, come l'intitolo? Vita d'un uomo. No, perché? Perché era la parte essenziale di quello che aveva fatto. Pino Pascali era una persona che si mise a lavorare per periodi. Il suo animale totemico, ce lo ricorda Anna Delia, era il serpente. Il serpente rimane sempre se stesso cambiando pelle, quindi non identificandosi mai completamente con quello che aveva già fatto. Ci sono autori, grandi protagonisti della scena contemporanea, penso a, non so, ad Alberto Burri, che hanno sì dei cicli e dei periodi, ma in qualche maniera hanno puntato su un processo diverso, che è quello, ugualmente affascinante, ugualmente sublime, di cercare di indurre l'idea di una propria riconoscibilità. In Pascali questo è molto, è un sentimento molto minore rispetto alla gioia, direi dionisiaca, sono d'accordo con Anna Delia, del discontinuo. Il discontinuo è una grande e pericolosissima musa, perché porta veramente a rigiocare sul piatto della propria esistenza, sul piatto della propria consistenza di artista, quello che si è già fatto, con la consapevolezza e l'onestà della possibilità di perderlo, la possibilità di imboccare strade sbagliate, la possibilità di smarrire quelle ragioni che, vedete, in Pascali non sono solo teoriche. Quando lui si... è molto bello il verso in cui lui va a Milano a conoscere Manzoni, perché chiaramente c'è una scuola milanese, c'è una scuola in cui l'idea si accompagna all'opera. Scali era un
tempra d'artista completamente diverso. Io credo che più che altro fingesse di essere così incolto come si dimostrava, perché è una splendida civetteria quella di avere letto tanto e dire non ho letto niente, però evidentemente la sua filosofia dell'arte, la sua estetica non si librava sull'opera come qualche cosa che noi possiamo considerare di per sé, come accade in Manzoni, in Fontana, in tanti milanesi, è qualcosa che riguarda proprio il suo fare, che riguarda una particolare maniera di piegare del legno appresa da dei pescatori pugliesi, così come dal mondo dell'industria apprende le possibilità infinite di utilizzare delle resine particolari che sono particolarmente diciamo quasi se nel mondo della tecnologia lui trovasse, diciamo, in questo meraviglioso gioco che è la sua opera, i pezzi da combinare in un progetto che è straordinario, un progetto di riformulazione dell'universo. Insomma, che chi è l'artista? Colui che ha uno sguardo capace di smontare e rimontare. L'artista supremo nella tradizione greca è Hermes, non perché inventa la lira, ma perché, se leggete l'inno ad Hermes, che forse un commento alla vita di Pascali incredibilmente attinente, Hermes vede la tartaruga ancora viva e capisce, nella forma di quell'essere vivente, capisce la forma dello strumento musicale. Questo è lo sguardo di Pascali, uno sguardo assolutamente ermetico da quel punto di vista. Un grande studioso delle religioni, Carlo Licherini, commentando questo passo, dice: in fondo quello è lo spettatore tragico, perché lo spettatore tragico sa dove va a finire quello che vede, sa che Antigone morirà, non ha la suspense che abbiamo noi. Pascali ha sempre la capacità di vedere nel materiale la forma, questa è la cosa straordinaria. E devo dire che, dato che io mi ostino a fare dei procedimenti mentali assolutamente simili a quelli di Anna Delia, cioè di cercare di dimenticarmi questa specie di dicotomia dove non c'è vita, no? Vita, opera, un po' di, come a scuola, no? Che studiavamo, prima c'era Alessandro Manzoni, era figlio illegittimo, aveva gli attacchi di panico e poi i promessi sposi, come due cose che o si saltava una o si saltava l'altra per comodità. Cerca di impastare queste cose, no? E anche tecnicamente io questo libro lo ritengo davvero molto ben fatto, perché c'è una articolazione fondamentale che è quella che riguarda un po' anche l'oralità e l'uso di un'oralità, diciamo così, in gergo giornalistico sbobbinata. Allora è chiaro che noi sentiamo, al di là appunto di chi mi ha preceduto l'ha descritto bene, diciamo un passaggio alla prima persona con Pascali morto, morente dopo l'incidente di moto che concluse la sua esperienza a 32 anni praticamente, quindi noi siamo sempre costretti a immaginare cosa avrebbe fatto dopo, no? Ha lasciato questo e ha un uso di interviste. Carla Ronzi era una persona straordinaria, una critica d'arte, militante femminista, che sapeva interrogare, sapeva far lasciare andare gli artisti senza interromperli con troppe domande inopportune, risapute, e quindi crea in questi suoi ritratti verbali un effetto di verità straordinario. Ma poi è molto puntigliosa Anna Delia quando deve pesca anche in altre cose, ad esempio un nome che mi è molto caro, quello di Marisa Volpi. Lei trova una scheggia perfetta sul rapporto con i materiali in Pino Pascali, e questo ci rende la possibilità di ascoltare una voce nella sua anche scanzonata noncuranza, nella sua intelligenza che è sempre un'intelligenza autoironica. Io credo che Pascali abbia lasciato una traccia
indelebile tanto nella storia dell'arte quanto in una comunità di persone che lo hanno conosciuto, ammirato, anche come capita nei contesti artistici, anche sottilmente invidiato o a volte detestato, e la forza di questa personalità oggi si ripercuote nello scritto di Anna Delia, nel racconto di Anna Delia, così come qualche anno fa si è accampato dentro il libro di memorie di Paola Pitagora, quel fiato d'artista dove la morte, questa morte improvvisa, assume i contorni proprio della fine di un'epoca. Dopo quel giorno non ci sarà più quel mondo, quella cosa che è stata definita scuola di Piazza del Popolo, pop art italiana, termine che tra l'altro Pascali, ci ricorda Anna Delia, detestava dal più profondo del cuore, ma spesso le etichette che ci danno sono proprio il contrario di quello che noi vorremmo ottenere dal pubblico. E questo è una cosa che dice lo stesso Pascali a Carla Ronzi, dice: quello che io cerco di formare, e qua veramente questo mi riferivo a giovani studenti dell'Accademia, non è solamente la forma, è la capacità di ingombro della forma. Per Pascali la bellezza è un ingombro totale, dice a un certo punto, e in questo c'è una straordinaria capacità di far proseguire la sua opera attraverso i galleristi e i curatori, forse direi unica nel Novecento italiano. Noi sappiamo che dopo la sua morte, ad esempio, alcune immagini indimenticabili di mostre di Pascali si devono a Fabio Sargentini. Fabio Sargentini è il suo amico della prima ora, è il gallerista dell'Attico ed è molto più, diciamo, di un braccio destro dal punto di vista semplicemente organizzativo e commerciale, è qualcuno che studia gli spazi, studia la possibilità della scultura di Pascali non di essere bella in sé, ma anche di irrompere in un dato spazio. È stato bravissimo Francesco Stocchi a riprodurre questa magia a Milano, soprattutto nella sala superiore della Fondazione Carriero, dove noi ci troviamo di fronte a questa ragnatela che produce questi straordinari bachi da setola, come li chiamava quel sublime umorista che era Pascali, fatti con gli scovoli, diciamo, degli aspirapolvere, questa forma che lui riporta alla natura. C'è una osservazione, vedete, adesso forse ispirata da Raffaello, un'osservazione bellissima che fa Stendhal nelle passeggiate romane su quando va a vedere le stanze vaticane, e dice una cosa bellissima, perché passando dalla Punizione di Eliodoro al Miracolo di Bolsena, il Miracolo di Bolsena deve scontare il fatto che c'è una finestra attorno, come la storia dell'affresco è fatta anche di spazi che non sono esattamente dei quadrati buoni per dipingerci sopra. E Stendhal, che era un grande improvvisatore come storico dell'arte, ma aveva delle intuizioni straordinarie, dice: la bellezza del Miracolo di Bolsena è che l'artista riempie così bene delle sue proporzioni auree lo spazio, che quello spazio sacrificato non sembra minore dell'altro. Ecco, questa è la regola, questa è la straordinaria forza di impatto della scultura di Pascali, al di là della genialità della forma, rimanda sempre a un rapporto con lo spazio, e quindi in qualche maniera è un'eredità che in maniera davvero straordinaria dal punto di vista della capacità di interpretare le volontà di una persona morta, i curatori attuali è come se fossero costretti, per non addormentare, per non smorzare questo messaggio semplicemente dentro una valutazione della bellezza, no, del singolo pezzo,
è una sfida che continuano a raccogliere. Pensate quanti anni sono passati dal 68. Ogni nuova mostra, io l'ho verificato con quella di Francesco, ma è una sfida sempre aperta. Le mostre di Fabio Sargentini fanno parte di una storia postuma dell'opera di Pascali, che non è semplicemente postuma come noi ci prendiamo cura di tanti scrittori, di tanti artisti che sono morti sperando che qualcuno lo faccia per noi, ma è quella proprio di dare una credibilità, dare una versione credibile di una forza d'urto che è ancora in movimento, che la morte non ha assolutamente imbloccata, che ci provoca, ci interroga, ci parla da una distanza siderale, che è quella della morte, di cui Anna Delia ha parlato con tanta acutezza e anche direi tanta commozione nelle pagine finali del suo bel libro, e però anche da una vicinanza che è quella della comprensione, dell'atto di interpretazione come atto davvero totale che riguarda noi come spettatori, riguarda noi eventualmente come persone che pensano e che scrivono delle forme, riguarda noi come esseri umani che non siamo mai il terminale inerte di un'avventura, ma siamo lo specchio della grandezza degli artisti e abbiamo la felicità di essere uno specchio anche imprevedibile, qualcosa che appunto trascina nel tempo un'eredità e la rende senza nessuna retorica, come vedo in questo libro, assolutamente viva. E dunque non c'è che fare i complimenti per la riuscita dell'esperimento, diciamo che tutte queste cose vanno fatte bene, se no sono solo chiacchiere. Allora al tavolo Roberto Recanati. Diciamo che dal libro c'è stato un adattamento teatrale a cura di Francesco Suriano e Clarita Di Giovanni che il 16 febbraio al Macro esordiamo con questo spettacolo che ha lo stesso titolo del libro, e quindi chiamo Mauro Recanati, l'attore Mauro Recanati, per un'anticipazione del spettacolo. Quanto è grande il mare? È infinito il mare. Voglio un po' di mare tutto per me. Quanto è grande il mare? Il mare è infinito. Quando stavo a Polignano svolgevo due attività. Era una sorta di ergofilo. Guardavo gli altri lavorare, soprattutto i pescatori, mentre lamentavano le reti, come sceglievano il pesce appena pescato. Li osservavo mentre compivano quel gesto. E immaginavo che fossi prigioniero di quel groviglio mentre cercavo invano di protendere le braccia verso l'esterno. Immaginavo d'improvviso il cielo che si rannuvolava, le onde vicino a me che si sollevavano, il mare diventava di un colore plumbeo. Scoppiava una tempesta e rimanevo lì fino al giorno dopo. E la battigia era una distesa di pesci morti. La natura toglie. Ho preso a catalogare i tipi di onde e i movimenti dell'acqua mentre montava, ricopriva, riceveva, si increspava, si agitava, si placava. Analizzavo le onde che arrivavano sulla costa e che cambiavano col variare dei venti. Chiedevo a Uccio, il pescatore, il suo pozzo, e partivo prima dell'alba. Puntavo al largo, remando. Man mano che la barca si allontanava dalla costa, anche i rumori di terra cessavano, lasciando nelle orecchie lo sciabordio dei remi e negli occhi la fosforescenza delle alghe.
La superficie del mare era piatta, tranne qualche mulinello della corrente. Quei movimenti sotterranei lasciavano intuire la rotta delle traiettorie sottomarine di delfini e pesci spada. Fino alla profondità di 200 metri, la luce del sole riesce a passare nell'acqua e a rendere possibile la vita. Seguo mentalmente la migrazione di uno scorfano quando in primavera lascia il suo fondale a 400 metri per andare a deporre le uova lungo la costa. E immaginavo i suoi incontri mentre risaliva e si avvicinava alla meta con branchi di sardine, cefali, sgombri, triglie. Il continuo spostarsi dei pesci attraverso le stagioni e i livelli marini, al contrario dell'apparente fissità dello specchio d'acqua in cui si era fermato, mi restituiva un'immagine dinamica e vitale del mare. Quanto è grande il mare? È infinito il mare. Voglio un po' di mare tutto per me. Ho fatto dei calcoli sul taccuino. Date X vasche di forma quadrata contenenti anilline colorate, trovavo la superficie ricopribile da metri quadri Y di mare, sezionabile e inscatolabile. Studio in quanti modi l'acqua e la terra si fecondino in maniera reciproca. Desidero attraversare tutte le vicende che da secoli l'uomo ha vissuto con la natura. Deviare le acque con dighe, attraversarle con ponti, sfruttare l'energia del vento con pale e vele, estrarre carbone, petrolio. Da tutto questo sono venuti fuori 32 metri quadri di mare, circa, sì. Addio Termini, via Veneto, Porto Vinciana, via Nomentana. Andrò a chiedere aiuto alle acque di Fregene, e nuotando che mi vengono le idee migliori. Ma quello che sta facendo? Fermati! Coglione, coglione, frega, fermati! Il sottopassaggio mi crolla addosso. Le lampade a cherosene saltano in aria. Il puzzo dell'olio mi stordisce. I fari della macchina mi accecano. Lo stridore dei freni mi assorda. Faccio un volo e mi schianto a terra. Due energumeni in camicia bianca sono scesi di corsa con una barella e mi hanno sollevato a peso morto. Lascio a terra con rimpianto la pozza del mio sangue caldo. Mi coprono con un lenzuolo, idioti. Respiro ancora. Sento molte voci. Zingaro, uno zingaro. Sono uno zingaro che crepa sull'asfalto. In un tunnel chiamato muro torto. Hai qualcosa di storto nel cervello, mi diceva mio padre. Sei come il muro del sonno, il muro di pietra, sei come il muro del pianto. E avevo sempre desiderato una morte da eroe e decidere il momento, il perché. Sento pronunciare il mio nome e non posso alzare neppure un dito per dire presente. Oh, sta attento che c'è il cane fracassato, ferma! Piano. Volete che arrivi morto all'ospedale? Pensavo. E scoprì che era il barelliere più giovane ad avere più intraprendenza. Rossi, te lo aspetti e metti la maschera! Sentivo. E poi mi mise a ripetere in testa, perché non mi usciva una sola parola dalla bocca. Il cuore, attacca. Controlliamo il cuore, dai, che aspettate? Il cuore. Va a 300, attacchiamo il defibrillatore, dai, va a 300! Io avevo già intravisto il volto della Madonna Nera, la inseguivo fin da quando ero bambino e avrei voluto abbracciarla e farmi cullare delle sue lunghe braccia. Invece, dovevo sopportare le voci di due energumeni, gli aghi infilzati nelle vene, l'aria pompata nei polmoni. Sono entrato in coma, ma le voci le sento. Ho sempre avuto paura e come della morte, ma più me la immaginavo orrenda, più nasceva in me il desiderio di sfidarla. Quante ne ho fatte fin da bambino figurandomi di vincere quel mostro. Mi tuffavo col rischio di sfracellarmi, andavo sott'acqua e ci restavo fino all'ultimo respiro. Risalivo un attimo prima che le forze mi abbandonassero. A 14 anni, durante una battuta di caccia subacquea, rischiai di brutto con un pesce spada.
nel tentativo di liberarlo dalla rete in cui era rimasto impigliato. Ma neppure mi bastò. A 16 mi diedi alle gare ciclistiche e mentre sfrecciavo sulle piste del velodromo manco poco che me ne andassi in altro mondo. Spingevo la bici al massimo per sfidare il destino. Pioveva, le ruote slittarono sull'asfalto viscido e i catti sbattendo contro un palo dell'alta tensione. Salvo quel miracolo. Non appena riuscii a procurarmi una Vespa rottamata, lavorai solo in officina per un mese per rimetterla in sesto e montarci su. D'incidenti infatti, ma senza neppure un graffio. Se mi andava bene, di più correvo. Doveva essere un trionfo la mia morte. Non volevo essere colto di sorpresa, perciò pochi mesi fa avevo cominciato a prepararmi scavando una grande fossa nella sabbia e sono sceso lì sotto chiedendo a Luca, a Rosa e agli altri amici che mi avevano accompagnato sulla spiaggia di Fregene di seppellirmi. Volevo tornare nelle viscere, perché solo lì avrei potuto comprendere quello che non ero ancora riuscito a capire della madre terra. Per quanti chilometri avrei dovuto calarmi giù perché lei potesse rivelarmi i suoi segreti? E sono venuto fuori rinnovato, seme e radice, tronco e chioma, tutto era dentro di me, che da albero ero divenuto uccello, da uccello serpente. Quando sono riemerso facendomi strada sulla nuda terra, mi sentivo un eroe, ero un bambino e vecchio. Sottoterra avevo lasciato tutto ciò di cui volevo liberarmi e salendo mi ero caricato il sapere degli antenati. L'arte era lo strumento con il quale speravo di realizzare i miei sogni. Con l'arte sarei potuto diventare un dinosauro, un rinoceronte, uno sciamano, un guerriero, un selvaggio. Avrei potuto cambiare me stesso, i nomi delle cose, la loro forma e il loro peso. Reinventare tutto era l'unico modo per ritrovare l'allegria, proprio quando intorno tutto cominciava ad apparirmi privo di senso. Falsificare il falso per trovare l'autentico, per me, era l'unico modo. Mi stavano troppo stretti i ruoli, le etichette, le tendenze. Volevo cambiare pelle, ogni anno, come un serpente. Sapevo che l'arte mi avrebbe aiutato a trovare la libertà a cui anelavo. Sì. Quando la domenica esco con i motociclisti, Roma mi sembra più bella. Avevamo risistemato una moto usata con degli zingari e mi divertivo. Ma non si parlava mai di arte. Mai. Grazie. Grazie a Giovanni. Chiediamo a Rita Di Giovanni e a Francesco Furiano. E voleva, io sono cineasta, sono regista e sceneggiatrice, quindi mi occupo soprattutto di cinema, e anche se i miei studi originari sono teatrali e artistici. E lei, che aveva visto dei miei lavori, una parte del mio lavoro cinematografico, è sempre quindi proprio per questa anche mia formazione, è sempre è stato dedicato all'arte contemporanea. Ho fatto 4 film su artisti contemporanei, Morandi, Carrà, Maria Lai, sono 4 lavori. Anna aveva visto uno di questi lavori, quello dedicato a Maria Lai, che si era occupata credo in una mostra, giusto? E mi cercò per parlarmi di questo progetto Pascali, da cui voleva scrivere una sceneggiatura, voleva
che io scrivessi una sceneggiatura e che insomma insieme a lei trovassimo una story per un film. Naturalmente i tempi di costruzione di un progetto cinematografico sono molto più lunghi di quelli, insomma, nel caso di questo racconto breve della pubblicazione e anche di altre forme di spettacolo. E quindi abbiamo poi, come dire, deviato, essendo quest'anno il cinquantenario, non dimentichiamo, della morte di Pino, morto nel 68, abbiamo pensato di fare qualcosa che, come dire, arrivasse nei tempi di questa commemorazione. E quindi, senza abbandonare l'idea anche di un film, di una sceneggiatura, abbiamo costruito invece l'idea di uno spettacolo teatrale. Io ho poi chiesto a Francesco Sugliano, drammaturgo e amico di vecchia data con cui in passato spesso ci siamo incrociati nella scrittura, di collaborare a questa messa in scena e abbiamo lavorato quindi a questo testo, L'uomo che cammina nudo, a cui abbiamo dato questo titolo, L'uomo che cammina nudo. Lo spettacolo di cui avete semplicemente sentito veramente a crudo la lettura, quindi non sarà poi tutt'altro nella messa in scena, non, nel senso che ovviamente la lettura ha un'altra funzione rispetto a quello che poi è il lavoro dell'attore, di recitazione invece vera e propria, quando tutta la messa in scena è completa. In ogni caso è un testo, un adattamento teatrale, quindi mio e di Francesco, che prende, diciamo, forma dal libro di Anna, ma poi in qualche modo viaggia su un binario diverso e parallelo, nel senso che drammaturgicamente noi abbiamo diviso la nostra drammaturgia in quadri, immaginando appunto attraverso il coma di Pino. Sappiamo che Pino morì l'11 settembre, il tragico 11 settembre, dopo 10 giorni di coma, e noi abbiamo immaginato dei quadri narrativi che attraverso il coma guidano Pino in un flusso di memoria, dove poi vengono a fuoco nitide alcune situazioni e dei quadri che attingono al racconto di Anna e anche molto alla conversazione di Pino Pascali e Carla Lonzi del 67, pubblicato da Marca 3. Questo perché abbiamo creduto di voler sostenere, diciamo così, il testo drammaturgico liberamente narrato e come voi avete assolutamente meravigliosamente raccontato, Carla ed Emanuele, questo racconto di Anna, ma abbiamo anche voluto sostenere il testo drammaturgico con la verità della parola di Pino e della sua così anche irruenza filosofica, concettuale, che viene fuori molto bene nelle conversazioni anche con Carla Onzi. Quindi questi sono i due testi che hanno formato questo spettacolo. Come ha detto Anna, lo spettacolo debutterà al Macro di Roma, quindi il 16 febbraio, e ovviamente li aspettiamo tutti. Do la parola a Francesco. Buonasera, va bene, Clarita ha raccontato tutto, quindi volevo... grazie. È la seconda presentazione che assisto del libro di Anna Delia e ogni volta scopro delle nuove storie, delle nuove cose su quest'artista, veramente un artista attraente sotto tutti i punti di vista, filosofici e artistici. Prima avete ascoltato Mauro Recanati, volevo dire che è un giovane attore pugliese, e con Clarita abbiamo deciso di lavorare con lui a questo lavoro, e tra l'altro
stato quest'estate alla Biennale di Venezia per un lavoro teatrale e ha vinto da poco un premio in Russia, addirittura è andato a fare un lavoro in Russia. Cos'era? Era un testo di Samira Zan, che è una attrice palestinese, si chiama Pane. Ah. E quindi abbiamo capito anche che era l'attore adatto proprio per il fatto che l'adattamento che abbiamo fatto ci sono dei dialoghi e Mauro interpreterà anche tutti gli altri personaggi, come avete già ascoltato, il padre, la madre di Pascali, subito accorsi a Roma, increduli tra l'altro del successo di Pascali come artista, come Anna Delia racconta nel libro, e anche molti altri personaggi artisti che lui conosce, appunto come diceva la Vittoria, madre di, anzi lei a proposito di Piazza del Popolo. Volevo dire questo, che io lavoro di solito, il mio teatro parte, la drammaturgia e poi le regie partono da fatti storici e poi da personaggi di fantasia inventati che raccontano questi fatti, e la prima volta invece che ho lavorato su un personaggio reale è stato su Palma Bucarelli insieme a Marilu Prati, la regista attrice. Abbiamo fatto due spettacoli molto belli su questa, sulla direttrice artistica appunto della Miam, e casualmente è stato poi il secondo lavoro è proprio su Pino Pascali, e lei è stata la persona che ha fatto la maggiore acquisizione delle opere di Pascali a quella che oggi invece si chiama GAM e che sono state da poco esposte. E anche la prima mostra pubblica alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Esatto, poi è la prima mostra pubblica. E niente, questa è la cosa, per quello che riguarda invece sono contento di aver conosciuto Anna Delia per questo lavoro, mi ha aperto un mondo, sotto tanti punti di vista conoscevo gli artisti di quell'epoca, ma non ovviamente in questa forma. E lo studio che faremo, perché è uno studio quello che faremo al Macro, e abbiamo deciso di farlo lì soprattutto perché è un luogo appunto museale e quindi volevamo in qualche modo abbinare, quindi sarà uno studio perché non c'è, non ci saranno le luci, però lo spettacolo sarà intero con le proiezioni video, qui si troverà anche Clarita di Giovanni, dove sarà una sorta di drammaturgia scenica queste proiezioni che verranno realizzate durante lo spettacolo. Va bene, grazie, buonasera. Sarebbe bello nel finale di questo bel incontro rimandare il video di Luca Patella, che secondo me non è stato visto, e invece è un video importante. Anna, vero? Anna ci può dire qualcosa, sicuramente Anna. È un video importante, è l'ultima apparizione in video di Pino, dopo quel video di Pino ci sarà qualche foto in giro, ma non c'è sicuramente nulla di filmato, confermi, no? Quindi anche proprio come testimonianza per questo incrocio tra vite e arte di cui parlava anche Carla, Emanuele e tu con il tuo libro, e quindi sarebbe bello rivederlo. Tra l'altro il secondo brano che ha letto Mauro si riferisce, hai sentito Anna, no, anche a questo, al video con Luca Patella. Quindi se si potesse rimandare dall'inizio col suono e vederlo un po' più concentrati. Grazie. Assolutamente, c'ero posto. Ad un esperimento come questo, la domanda che sempre mi è stata posta è perché? Perché? Cosa ti ha spinto a superare il metodo storico per una narrazione?
Ah, io devo dire, per rispondere, che le motivazioni sono di due tipi, sia esterne, esteriori, io ora ve le racconto, e sia interne. Quelle esterne sono date dal fatto che alcuni anni fa mi ha telefonato un regista ora scomparso, si chiamava Pasquale Squitieri, che era stato il cronista che aveva soccorso, allora cronista del Messaggero, che aveva soccorso Pascali al muro torto, ormai riverso sull'asfalto. E era stato lui, mi aveva anche detto, dato la mancia all'ambulanza perché lo potessero poi in tutta fretta portare all'ospedale. E mi chiamò appunto perché voleva fare un film e ci siamo confrontati su questa idea dello sviluppo del film e del personaggio, e devo dire la verità, non ero d'accordo con il personaggio attraverso il quale lui voleva portare sullo schermo la figura e l'opera di Pascali, perché a lui piaceva un certo aspetto della carattere, della personalità o della mitologia su Pascali, che è quella del bullo. Quindi voleva mettere in evidenza questi aspetti un po' più in qualche modo burrascosi del carattere di Pascali, e che io non ho citato, ma se non marginalmente, attraverso degli episodi come quello ad esempio degli incidenti provocati, perché con gli amici e i compagni di scuola, gli amici che poi sarebbero diventati anche gli artisti della scuola di Piazza del Popolo, avevano l'idea era stata di Pascali quella di inventarsi dei falsi incidenti, tipo tamponando un'automobile e poi assistendo a tutto, al delirio che ne veniva fuori, il delirio sia la reazione dell'automobilista e sia anche quella di poi tutti gli altri, perché si creava un ingorgo naturalmente, eccetera. Poi nel momento in cui arrivava la polizia, scappava. Allora, sì, è vero, mi sono sempre chiesta questi episodi in quale sfera della attività, della ricerca, della sperimentazione di Pascali potessero rientrare. E questa è comunque una risposta che possiamo dare dopo. Non voglio perdere il filo, che è quello del perché. Quindi non ero d'accordo su questa idea del bullo a tutti i costi. Quell'episodio per me è una forma d'arte, una performance d'arte, e non era un solo bullismo. E allora ho deciso di mettere nero su bianco. Questa non è una sceneggiatura, chiaramente, ma è quella che può essere il soggetto, l'idea di un personaggio con anche i suoi luoghi interiori, i suoi desideri, le sue paure, i suoi conflitti, e poi un po' le tappe della sua vita e le difficoltà, perché quello che anche temevo nella resa poi cinematografica è che desse spazio agli stereotipi, perché come tutti i grossi personaggi della cultura e non solo, poi la lettura che la Vulgata ne fa è spesso legata a stereotipi, e quello di Pascali è appunto del ragazzo generoso, sempre allegro, non che questo non fosse vero, però non era possibile ridurre anche il suo lavoro a questo, anche perché più mi accostavo, più mi sono accostata alle sue opere, e più emergeva chiara dinanzi ai miei occhi la componente
più drammatica. E comunque c'è anche un altro problema. Dall'inizio, cioè dagli anni dal 64, che è l'anno della prima opera dei cicli ritenuti poi fondamentali del suo lavoro, fino al 68, Pino Pascal è cambiato tantissimo, ed è solo cambiate le sue opere, tanto più che lui ciclo dopo ciclo, siccome ne ha attraversati 4-5, quello delle grandi idee mediterranee, delle grandi madri, e poi quello delle armi, e poi quello delle carcasse d'animali, comunque lo zoo, e poi l'ultimo del piazze tribali, attraverso, si è detto anche prima, questi erano di ciclo in ciclo. Pascal cambiava, l'arte è un sistema per cambiare, diceva, io sono come un serpente, appunto, ma lui cambiava. E come rendere conto di questo cambiamento in un film che lo dovesse rappresentare? E allora ho cominciato a pensare appunto a questi nodi, che erano i nodi problematici, anche conflittuali, non solo legati al disagio nei confronti di un sud che l'aveva assolutamente considerato appunto un artista, ma non un artista, l'aveva considerato uno sfaticato, qualcuno che insomma con la testa non molto a posto, e quindi fugge da un sud che non lo comprende, da una famiglia, e ancora si possono contare le famiglie nelle quali il figlio artista rende felici i parenti e quindi il conflitto con la famiglia. Poi però anche a Roma non tutto è oro quel che luce, perché la sua generosità, sì, in accademia ne aveva tante di idee da elargirle, però è anche il sistema delle invidie, delle cattiverie, e poi anche il suo disagio nei confronti del mondo accademico, che finalmente a Roma questo disagio si stempera con la conoscenza di Chaloy e la sua didattica anche aperta alla sperimentazione materica molto, e Pascal, appunto per Pascal era un invito a nozze, ma per anche aperta alla conoscenza di quello che avveniva nell'arte a livello internazionale. E però anche questa felicità in qualche modo poi si scontra con altre mischinità in qualche modo. Lui detesta i salotti mondani che pure frequenta, così come anche sente le strettoie delle regole del sistema dell'arte e del mercato. E proprio un artista come lui, che cambia continuamente, proprio viene in conflitto con le leggi di un mercato che vuole invece racchiudere l'artista in uno schema, in un modello poi più facile da commercializzare. E accanto a questo però mi sono chiesta, ad esempio, guardando questo suo primo ciclo sui ruderi, i ruderi romani, i ruderi sul prato, il Colosseo, che lui riduce a siparietti televisivi per i caroselli, mi sono chiesta se dietro quelle opere non ci fosse qualcos'altro, e ad esempio l'essere venuto a contatto poi proprio a Roma con questa città anche di grandi presenze del passato, con una diverse consapevolezze, ad esempio quella della vulnerabilità, della fragilità non solo degli esseri umani ma degli imperi, e lui poi questo lo ha trasformato in ironia, è vero, e quei ruderi diventati piccoli scenografie, scala scenografica, sono
hanno fatto in qualche modo il verso a quella che era poi la domanda dell'emergente società dello spettacolo. Però ecco, ho cominciato a intravedere in Pascali sempre una doppia anima. Ad esempio, quando realizza il ciclo sulle armi, sì, è vero, il suo modo di portare avanti una battaglia pacifica nei confronti del discorso allora della guerra in Vietnam, eccetera, di prendere posizione in quel modo, però è anche vero che lui guarda alle armi come quando era piccolo e con le armi ci giocava, e poi proprio lui che aveva il padre poliziotto e sono noti anche gli episodi in cui gli rubava questa pistola, eccetera. Quindi in questo, ma anche nelle gigantesche, nelle anatomie femminili che fanno pensare a pezzi di corpi di donne, le grandi idee mediterranee, però è anche un po' lo sguardo del bambino che guarda il corpo della donna, un po' figliano in questo. E poi anche quando ci presenta questa fauna bianca di animali che sembrano pezzi di un museo di paleontologia, e ancora un altro tempo che emerge, un altro tempo, e se non è il tempo dell'infanzia, è un tempo che è dell'infanzia del mondo. Dell'infanzia del mondo. E così il nucleo narrativo che maggiormente poi mi ha preso la mano è stato questo, legato all'approfondimento di quale fosse la meta poi, se l'infanzia del mondo è il presente che lui vuole riattualizzare con le carcasse di animali, e lui come si pone nei confronti di questo passato mitico, dell'arcaico, e come lo pone in presenza con il presente, come lo fa vivere con il presente. Questo è stato il percorso concettuale che poi è sotterraneo a questa scrittura, nella quale sì, mi sono molto sforzata di avere anche, mantenere un tono di, come dire, fluido, e non appesantire appunto il lettore. Allora, ora arriviamo all'ultimo episodio. Sì, è stato citato la performance SKMP2 che fa parte del film con lo stesso titolo, in cui Luca Patella e Fabio Sargentini montano il lavoro di quattro artisti: Cunellis, Mattiacci, lo stesso Patella, Rosa Foschi e Pascali. Questo è l'ultimo episodio legato a Pascali, e quello che mi tormenta in qualche modo, sì, mi affligge, è il pensiero che Pascali non l'ha visto questo montaggio, perché stavano facendo le riprese a giugno e poi sono state interrotte le riprese, e poi è successo quel che è successo, e c'erano delle riprese che dovevano essere ancora fatte, e c'era ad esempio una ripresa in cui lui voleva accoccolarsi in qualche modo in un nido e diventare uccello, mi sono chiesta. E come si pone questo suo desiderio nei confronti di questo andare a ritroso nel tempo, o comunque mettere insieme i tempi? E cosa vuol dire rispetto, e qui il serpente, voglio diventare un serpente, sono come un serpente, però poi divento un uccello. E tutto questo che cosa ci dice tra le righe del suo rapporto con il suo presente, con quello che era appunto la modalità del fare arte, ma che cosa ci dice ancora sul suo modo di entrare in rapporto con l'esperienza del mondo, ad esempio? Tutto questo discorso sugli animali che lui fa, è bellissime le frasi
le parole in cui parla anche a Carla Lonzi di questo. Dice: io mi sorprendo molto di vedere un cavallo in città oppure un uccello, appunto, ma perché sono fenomeni, dice, non organizzati, non previsti, che non fanno parte di un modello culturale, eppure ci sono. Allora vuol dire che la vita, la nostra vita, il nostro luogo, il nostro mondo è fatto di tanti altri attraversamenti, mondi, tempi, specie. E ricordiamocelo questo, ricordiamocelo. E in questo filmato quello che compie è una sorta di rito, e questo è un altro capitolo molto importante sul quale bisogna, penso, ancora molto riflettere, quello della ritualità. Le sue operazioni diventavano sempre più rituali, il suo corpo, la sua figura, la sua presenza sempre più importante e quasi sempre più lui in questo, sì, uno sciamano, quasi diventava uno sciamano, nel senso che entrava proprio in contatto con altre vite, altre spiritualità, altre presenze, ma in questo filmato tutto questo si intuisce, ma si comprende benissimo come sia questa performance un testamento spirituale, nel quale lui analizza anche quelli che sono alcuni momenti importanti, non solo suoi, della sua vita, della sua esperienza artistica, ma della vita di tutti. E questi momenti sono intanto la fuoriuscita dalla sabbia, dalla terra. Ma la fuoriuscita, mi sono chiesta, dopo essere andato in profondità, dopo aver compiuto una sorta di rito rigeneratore, quella è una rinascita, e come rinasce? Rinasce finalmente, non più essere diviso, non più uomo e donna, bambino e vecchio, rinasce così, rinasce con un sapere capace di accendere anche l'antico sapere arcaico, quello che gli sta tanto a cuore negli ultimi anni, e questa è la risposta che vuole dare anche alla banalizzazione crescente del sistema dell'arte che del sistema dell'arte in seguito alla rivoluzione industriale che in Italia, seppur tardiva, comunque fa i suoi scempi e comunque crea le sue trasformazioni. Tutto questo c'è, è una mia proiezione, ma no, io non penso che sia una mia proiezione, io lo leggo nei gesti di Pascali. E dicevo, un rito di rinascita al quale seguono dei momenti. I momenti sono quello di confrontarsi con il passato, la tradizione, e questo è chiaro come importante per Pascali. Il passato, quale passato? Quello della civiltà occidentale? Forse, perché lo vediamo fondare un calco di statua greca. E poi lui esce entra prima nell'acqua come se fosse una rana, e ancora una volta questo suo entrare nelle vesti di un animale, e quando ne esce poi compie un gesto, che è il gesto di delimitare con dei paletti un pezzo di terra e di piantarvi dei semi, in realtà poi saranno i filoncini di pane e questo momento lirico, magico, ed è questo un altro elemento importante ancora da sviluppare in Pascali, il pensiero magico, di cui poi è molto in SKMP2 è abbastanza evidente. E poi l'altro momento è quello di l'ultima immagine, è questa barchetta che potrebbe essere la metafora del viaggio nostro, suo, noi viaggiatori nell'arco delle nostre vite, ma questa barchetta affonda, ecco. E Luca Patella, che è l'autore, appunto, tiene sempre a sottolineare e a ribadire
ma la barca di Pino non è affondata, non è mai affondata. E qui mi è piaciuta una tua frase che ho trascritto, ecco, la forza d'urto ancora in movimento. Io poi, scusatemi, ma io da questa forza d'urto sono molto investita, ancora, si può vedere, no? Si può capire. Bene.
Rigeneratrice che c'è in tutto il suo lavoro in fondo. Tu pari come se fosse stato una, fammi finire un secondo solo, è un processo rigenerativo che lo porta ad affrontare cicli diversi, ma sempre come abbiamo visto anche in questo filmato di Luca Patella, che ringraziamo, con questa idea di riferirsi sempre all'arcaicità, questo sapere arcaico. Una delle ultime opere è solo quella serie di rastrelli, come abbiamo visto, usato qua per togliere l'acqua bagnata, la sabbia bagnata e riportarla nel mare, no? Ecco, quindi questo rapporto con l'arcaicità, che è il tentativo in fondo di confrontare tra natura e artificio, rigenerare una sorta di paradiso per tutto, l'infanzia del mondo, ne hai fatto scena anche tu. E allora io non so, prima tu hai sorriso quando si diceva Pino Pascali di incolto, ma poi invece assatanato di cose, di pubblicazioni quando arriva a Roma, e credo che non possano aver letto, se non altro parzialmente, la riedizione di quel testo di Vittorini Sardegna con l'infanzia, che è uscito per la Fiera Letteraria degli anni 30 e che viene ripubblicato negli anni 50. Lui deve averlo scoperto, perché ritrova anche in questo Vittorini di allora il senso di questo
dice si tratta di questo posto per ricreare una sorta di paradiso terrestre, di infanzia del mondo, la stessa infanzia che guardava anche in fondo Ettore Colla, quando Ettore Colla sognava e mitizzava il mondo antropologicamente a lui più affine che era la cultura contadina, e smontava quegli oggetti agricoli e li rimontava fino a fargli aggiungere una nuova classicità. In fondo alludeva una ricerca di un'infanzia del mondo. Ma cosa sono le sue ricostruzioni del rinoceronte attraverso i frammenti dei suoi dinosauri, dei suoi anche degli oggetti, la ricostruzione di un mondo artificiale, anche le grandi madre matute, ecco, se è vero c'è il mondo, diciamo, dell'infanzia, lo sguardo infantile che guarda, ma c'è anche la ricostruzione, diciamo, di un mondo perduto, e la volontà di ricostruirlo idealmente, sia pure attraverso frammenti, perché anche questo è molto importante, questa idea di mondo, di bellezza primigenia. Grazie che hai detto queste cose, perché mi dai la possibilità di chiarire meglio quello che volevo dire prima. Io mi riferisco anche, insomma, mi riferisco al libro di Anna, a quello che ho percepito in questo racconto. Cioè, non volevo parlare di Pascali per quello che può essere una lettura delle sue opere, di quello che è stato, proprio da questo libro, invece da questo racconto, mi sembrava emergere un... e mi sembra emerga, insomma, lo affermo ancora, cioè una quasi un'involuzione, ma non è un'involuzione in negativo, non rinuncia a niente, e questa infanzia che si sente all'inizio, questo suo buttarsi nell'acqua, quasi appunto con uno spirito molto istintivo, e mi sembra che a un certo punto, quando lui arriva agli anni 66, quando 67, le mostre aumentano, la critica comincia ad accorgersi, e le interviste sono più generate, insomma c'è tutta un'attenzione che si mette in moto nei confronti di lui, mi sembra che lui invece venga, cominci come a capire che non è quello che proprio gli interessa, no? Cioè che lui voglia fare ancora un'altra cosa, e che lui lì si rilascia andare e comincia a ricorrere in motocicletta, comincia quasi a spostare la sua attenzione, ritorna così infantile che si dà la possibilità di essere libero e di giocare. E allora finisce con questa parola che dice Anna, no? Giocare è un giocarsi, cioè quasi come se ritorna addosso anche questo gioco. Quindi nasce più che un intellettuale, e più che un personaggio che si è posto tanti problemi, mi sembra che sia una figura che è andata avanti molto con l'istinto, con l'intuizione, con quel guizzo veloce che aveva nel cogliere la situazione importante senza neanche ragionarci troppo. Per questo io dicevo, era ironico, era comico, ma questa sua comicità e questa ironia mi sembra che alla fine, nel racconto che abbiamo letto di Anna, diventi una tragedia, e che lui se ne rende benissimo conto, e che questo finire in qualche modo così, forse non dico che l'abbia anche cercato, ma non gliene portava niente. Insomma, più che altro voleva dare libero sfogo e libertà proprio a questa sua voglia anche di essere forse eccessivo, e delle sue corse forse avere l'incidente che non aveva mai avuto, era pronto anche probabilmente a rischiare. Quindi in questo caso, no? Cioè, finisce più bambino di quando aveva iniziato. Intanto voglio dire che aumenta col passare degli anni la sfida, il senso della sfida, ma la sfida diventa sempre più grande, perché tra gli appunti di opere a cui pensava ma che non ha fatto in tempo a realizzare, c'erano opere che lui realizzava direttamente nel mare. La sfida è con l'infinito, non a caso il mare che ha realizzato è un mare a pezzi, proprio per arginare questa paura dell'infinito, e poi un mare che si confronta con un'altra scala che è quella metropolitana. Ma è come se, questo è tratto dalle testimonianze delle interviste durante l'inaugurazione di quella mostra, anche con gli altri critici, e questo lo riporto, non era soddisfatto,
non era soddisfatto perché diceva l'acqua appunto monta, cambia, fluisce, l'acqua è in continuo movimento, però le sue acque erano acque stagnanti e quindi non andava bene. Ma questo è il senso della sfida, del cercare ulteriormente. Poi tutto il resto dell'involuzione, cioè mi è piaciuto mettere in evidenza nell'arco di trasformazione poi anche della sua vita, della sua esistenza, anche i conflitti che c'erano dietro sempre, e prima quello col suo detto, la famiglia, e poi quello con l'ambiente romano, e poi con se stesso e con il fatto che sì, probabilmente non era soddisfatto, ma questo aumentava, alzava la posta del gioco. Questo è il fatto, alzava la posta del gioco, e quando si gioca, perciò io concludo così, si è giocati, perché poi se la posta del gioco diventa troppo alta, il gioco prende la mano, insomma, così com'è con la natura. Con la natura, diciamo, la natura non la frega nessuno, ma la natura è troppo grande per poter competere. È un po' questo, semmai, il nodo che ho voluto mettere in evidenza, ma non ho mai pensato ad una involuzione, l'amico Sargentini ha più volte ribadito anche nel documentario che abbiamo realizzato sull'Orlo della Gloria nel 2016, uscito nell'intervista che rilascia all'interno di questo documentario, parla anche dello stato di fragilità emotiva degli ultimi mesi di Pascali, quando era appunto la mostra Intellenti a New York, da Iolas, e anche le richieste di successo che lo fanno, non dorme la notte, insomma, quello che potrebbe capitare a tutti noi, non riesce a tenere molto dietro e ricorre agli psicofarmaci. Ora, non voglio dire aggiungere altro, quello che uno stato d'ansia faremo tutti per poter gestire l'esistenza che diventa sempre più esigente. Ma lui era esigente con la sua arte, soprattutto è un artista, e questo è la sua missione. Ecco, poi non ci possono essere altro che la mia voce sfuma e si mettono puntini di sospensione. Ci sono domande dal pubblico? L'involuzione di proprio commentare non ritorna, no? Allora, è un reiterare queste infanzie e questi istinti, sì, quindi non poi, l'involuzione, sì, non è negativo. Poi ad esempio questo modo della morte, lui che da giovane aveva sempre avuto questo boreonio, il gioco aveva finto di essere impiccato e poi questo uso delle armi e poi se la faceva puntare sulla nuca oppure e poi farsi incidenti e certo non ho potuto non pensare in questo anche dopo la visione di SKMD2, che in fondo la morte per lui poi potesse non essere un momento definitivo, ma se lui tentava questo recupero di un tempo ciclico in cui morte e vita sono collegate attraverso successive rinascite, che ne sappiamo, voglio dire, se poi questo non diventa anche un ulteriore momento artistico, tra virgolette, nel senso che è il passaggio ad un'altra rinascita. No, questo non mi sento di dirlo, dico sottovoce, insomma. Bene, ci sono domande? Dovrebbe venire qua perché non si sente. Alzo la voce. No, volevo sapere, a proposito di questi incidenti che venivano provocati o che lui cercava di provocare, riguardavano anche questo gruppo di artisti, coinvolgeva... No, non coinvolgeva gli altri artisti, ma lui
aveva degli amici che coinvolgeva, ma che nessuno degli artisti del gruppo di Piazza del Popolo adesso erano i suoi amici, i suoi amici, quelli con cui poi andava anche all'Eur a esercitarsi al tiro al, come si chiama esattamente, al, al poligono di tiro, sì, erano, no, no, non gli altri artisti, no, sì, forse prima ho detto che non era mai solo, che lui si accompagnava, ma ora non potrei avere testimonianze se fosse andato con Giuliano Capuzzo, così dicono le cronache, che era questo suo amico di scuola di Firenze con il quale era, aveva creato una buona amicizia, oppure se con Mambo, che pure era suo grande amico, voglio dire, ma non lo so questo, è che era in conduta, ecco, un po' come si fa. Mambo, possiamo ora... Chiudiamo la serata, ringraziamo Carla Sobrizzi, Emanuele Trevi, Mauro Racanati e Clarita Di Giovanni del Francesco Sugliano. Grazie al pubblico di essere stato paziente e di essere stato ancora una volta qua all'Accademia. Grazie.